rappresentano l'ultimo baluardo della sinistra che evidentemente è decisa a difendere il suo potere e la sua prepotenza dentro queste istituzioni, impedendo l'apertura di un nuovo corso, impedendo il cambio di paradigma. E quindi si racconta ai giovani che il governo ruba loro il futuro, che tutto sommato un paese con un debito pubblico che è il terzo al mondo ed una spesa improduttiva è ciò che di meglio loro possono chiedere alla politica, insomma si sostituisce ad una analisi oggettiva dello stato della situazione e delle misure, delle proposte di risoluzione dei problemi, degli slogan e una propaganda che evidentemente fa presa sui giovani, soprattutto oggi in un momento in cui il precariato pesa sul futuro dei giovani, in un momento in cui la mobilità sociale è scarsa, c'è un forte divario nord-sud ed effettivamente per la prima volta dopo molti anni i giovani si trovano ad essere legittimamente angosciati e un po' preoccupati per il loro futuro. Però noi, la politica, si deve chiedere se la sua responsabilità risiede esclusivamente nel cavalcare le paure dei giovani, le preoccupazioni per fare consenso, o nella forza